Buongiorno professor Sibilia, noi ci conosciamo da tanti anni e trovo molto anche interessante poter con calma fare queste domande che stiamo facendo ad alcuni terapisti italiani, a molti spero, che pensiamo che abbiano qualcosa da dire. La prima domanda, poi sarà una domanda, ma siccome anch'io faccio la terapista farò qualche intervento. Credo di poter dire che ognuno di noi ha dei principi teorici e clinici che riteniamo importanti, qui c'è scritto irrinunciabili, o almeno molto importanti. Quali sono i suoi? Beh, posso darti del tu, i tuoi. Sì, senti Sandra, allora, colgo l'occasione per dire che è molto interessante come iniziativa perché, come dire, è utile vedere a che punto siamo dopo tanto strada percorsa, diciamo, separatamente, diciamo, no? Esatto. A partire da una certa origine, diciamo, comune, anche se ormai remota. Insomma. I miei principi, devo dire, si sono arricchiti mano a mano, ma insomma, poi di fondo bisogna riconoscere che tutti gli arricchimenti sono stati fatti sulla base di alcune diciamo appunto impostazioni di fondo che io ho acquisito nella mia formazione. Se me li dovessi numerare io ogni tanto. Allora, primo direi la lezione metodologica del comportamentismo e questa è una cosa che secondo me tanti colleghi hanno dimenticato. E come la declini tu? In questo senso, che non possiamo parlare con certezza di cose che non abbiamo veramente osservato. Non possiamo parlare di pensieri se non ci vengono comunicati, non possiamo parlare di emozioni se non le vediamo, va bene? O il paziente non ce le descrive, va bene? Non possiamo parlare di comportamenti, no? Se questi ci vengono soltanto riferiti e non li osserviamo. Ok, questa lo capisco ed è anche molto interessante. Secondo principio. Secondo principio è che comportamenti, emozioni, contenuti e processi cognitivi, così come anche le risposte che il paziente ha dall'ambiente, spero l'ambiente sociale, bene, tutti questi quattro diversi livelli sono in interazione reciproca. E questo non è altro che il determinismo reciproco di Albert Bandura, formulato negli anni 70, fine anni 70, e seguito anche da Michael Mahoney, sì, prima di diventare costruttivista. Insomma. Ah, okay. Quindi, voglio dire, una visione dell'individuo come un sistema interattivo in cui emozioni, comportamenti, pensieri, diciamo, e dati e variabili ambientali interagiscono continuamente, ma interagiscono, diciamo, spesso con delle sequenze tipiche, ed è questo che poi il terapeuta finisce per cogliere. Ah, esatto. Perché il paziente te li dice. Il paziente all'inizio te li descrive, anche se non è molto consapevole, ma poi raccogliendo tutta una serie di episodi critici, spiego? No, significativi, si osserva che ci sono delle proprietà emergenti in questo sistema che poi è il paziente e il suo contesto. Non dobbiamo mai dimenticare che c'è anche un contesto. Questo, che diciamo, forse è il terzo punto. È qualche cosa che, diciamo, i cognitivisti che tu chiami puri, no, hanno, a mio avviso, dimenticato. Fammi un esempio. Voglio dire, stai parlando di storia evolutiva? Sto parlando del fatto che se il paziente esprime un'idea, probabilmente l'ha già espressa, l'ha già avuta nel suo ambiente, e nel suo ambiente può avere avuto qualche reazione. Spiego? Okay. E queste reazioni non sono affatto indifferenti, ed è importante sapere se lui ne è consapevole e quanto ne è consapevole. E così via, insomma. Quindi io spesso domando, e tuo padre, tuo figlio, tuo marito, cioè come hanno risposto, e così via. No? Perché, vuol dire, ognuno di noi vive in ogni momento si trova in un contesto, ed è difficile spesso capire che, no, le cose, se si le interazioni reciproche. No? Senti Lucio, quindi
Questo mi sembra interessante, ma nella tua lunga strada di terapeuta aggiungeresti anche qualche altro principio? O questi secondo te sono esplicativi in fondo? Ci hai messo l'ambiente, ci hai messo l'apprendimento, ci hai messo... Io non ho parlato di apprendimento, ma come dire, sei tu che lo hai giustamente dedotto. Mi sembra... Sì, come dire, l'ambiente porta a delle conseguenze, nel senso che, scusami, l'apprendimento porta delle conseguenze, cioè per esempio la narrazione, cioè quando gli eventi sono tanti, va bene, e il paziente inevitabilmente, noi tutti li mettiamo in ordine ciò che ci capita, ciò che è significativo, e quindi... diciamo, la narrazione ci aiuta a organizzare un po' il racconto e la memoria. L'ordine del racconto del paziente, per capirlo meglio. Sì, sì, sì. E per far sì che anche lui lo capisca. Sì, sì. E, come dire, la narrazione può essere più o meno distorta. Spiego, poi il terapeuta non è che deve prendere per buona la narrazione del paziente. No? No, deve capire che anche questo ha un suo contesto e può essere stata utile in certi momenti, va bene, ma diciamo non può essere fuorviante in altri, insomma, no? Senti Lucio, questo mi sembra un buon inizio. Secondo te, ti ringrazio, come si traducono questi principi nel tuo lavoro? Qui ti chiedo cose pratiche, cioè sì, in quella stanza lì, con quella persona lì in che ti chiede aiuto, qui, esatto, quello che io faccio è di aiutare le persone a, come dire, intanto a capire la natura, l'origine dei problemi che mi portano, dei modi di sentire, di fare che sono... Quindi ci metti uno storico. Ecco. Sì, è tutto collegato ad una storia e... come dire, certo che non rinuncio a definire insieme al paziente che cosa va cambiato, va bene, delle sue modalità o egodistoniche oppure... Quindi una discussione franca e aperta. Naturalmente, sì, sì. Talvolta io posso consentire col paziente qual è l'obiettivo del trattamento, qualche volta devo negoziarlo perché... il paziente non ha ancora una consapevolezza, insomma, no, oppure ha dei motivi per non... Utilizzi gli ABC? Per non cambiare, ma naturalmente sì, perché? Perché se è vero, come io credo, che tutto è in interazione, queste interazioni non sono altro che contingenze, mi spiego? Insomma, quindi quello che... No? Li aiuti a organizzare le contingenze. È ovvio che i C possono diventare A, come ben sappiamo, e quindi certo, ci sono appunto delle sequenze. No? Quindi gli dai anche dei compiti a casa, di osservazione? Gli posso dare senz'altro dei compiti a casa, di solito gli do dei compiti a casa. Ok. Senti Lucio, è interessante perché noi abbiamo condiviso un pezzettino insieme, che è quel pezzettino... del kellismo, no? In cui il nostro gruppo kelliano si separò, questo è importante dirlo, perché in fondo vogliamo essere un po' un'enciclopedia di un pezzettino di storia della psicoterapia italiana, e in cui il kellismo si separò e ci vide come su fronti opposti in quel momento, per circa, dopodiché ognuno si fece la sua strada. Ecco. No, questo lo dico perché è interessante il concetto di narrazione che tu hai detto, che poi non è tipicamente un concetto comportamentista di estrazione. Quindi lì tu hai toccato un'altra tradizione e l'hai messa al servizio dei tuoi principi. Sì, però vedi, secondo me tutto si... quando tu arrivi a un certo tipo di maturità ti accorgi che tutto si correla, nel senso che... quando chiesero a Skinner come mai due topi sottoposti agli stessi schedule di rinforzo si comportavano diversamente, lui disse perché probabilmente avevano avuto una diversa storia di rinforzi. No? Una diversa... Sì, vuol dire, la storia di apprendimento è un concetto che anche questo che sta alla base, a mio avviso, della narrazione. Quindi tu ricostruisci le storie d'attaccamento, le storie evolutive. In una storia, poi dell'attaccamento eventualmente parliamo dopo, ma
la narrazione ha un prima e un dopo, dove di solito il prima è più importante del dopo, no? A meno che non ci siano dei fatti traumatici molto importanti. Chiaro. Ah, ok. Parla di attaccamento. Di attaccamento? Sì, siamo già alla, alla terza domanda finita, se mi rispondi a questa. Ma a mio avviso la teoria dell'attaccamento ha avuto un grosso merito, però oggigiorno se ne fa un abuso incredibile. No? La teoria dell'attaccamento ha i suoi limiti, ha le sue debolezze che sono state messe in luce da tanti autori come Michael Rutter, per esempio. E questo i terapeuti l'ignorano spesso, no? Trovo, e viene usata per diciamo coprire i più vari ambiti, no? Dalle relazioni affettive alla, che ne so, al sviluppo anche cognitivo, insomma, molto quindi al di fuori del suo ambito di applicabilità. Che, sì, infatti io questa cosa la direi diversa, io anche se condivido questo tuo punto, cioè non va utilizzato come un principio esplicativo, bisogna che quei pezzi di conoscenza della storia vengano messi al servizio di una spiegazione del paziente, sul paziente. Sì, 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 vuol dire, poi, vabbè, si potrebbe dire molto sull'antiretaccamento, ma a mio avviso coglie una fase molto particolare dello sviluppo psicologico infantile, che è quella in cui emerge il bisogno di protezione. Va bene? Ma è che, voglio dire, è un pezzo importante, ma non è l'unico, no? No, no, chiaro. Senti, tu testi i pazienti quando vengono da te in terapia? Naturalmente sì. Che sì, tipo di pacchetto testistico usi? Non è una batteria standard, però alcuni... Lo adatti al paziente? No, diciamo che alcuni test sono li faccio di routine e altri a seconda dei problemi. Facci solo degli esempi. Allora, per esempio, uso intanto un test molto rapido di psicopatologia di 48 item che si compila in 10 minuti, no? Che è il Middlesex Hospital Questionnaire. Ma sì, noi usiamo lo più 45. Ma sì. Sì, insomma. Si assomiglia. Sì, penso di sì. E poi uso la traduzione dell'Automatic Thought Questionnaire, l'inventario dei pensieri automatici, per i pensieri automatici, perché sono rilevanti. E, fai test diagnostici? DSM? No. Io non credo assolutamente nel DSM. Tu ti stacchi completamente da questa tradizione, che è molto invece vicina a noi, della diagnostica psicopatologica vicino al DSM. Questo è interessante. Dunque, a mio parere una diagnosi cognitivo-comportamentale è tutt'altro da una diagnosi psichiatrica. No, ma lo sappiamo, però la guarda dal punto di vista di non cognitivisti. Non so cosa intendi per voi cognitivisti, io potrei anche dissentire dall'idea che la mia etichetta è cognitivista. Perché sono sicuro che molti cognitivisti che ho sentito parlare non mi considererebbero un cognitivista, insomma, puro almeno. No, certo, ma questo forse non lo è nessuno. Anche perché poi usa, cioè, vabbè, insomma, comunque la diagnostica, a mio avviso, deve essere coerente con i principi che ti guidano nell'intervento. No, cioè questo è giusto. I principi che ti guidano nell'intervento devono essere gli stessi che usi se fai un intervento cognitivo-comportamentale, devi avere fare un assessment che è cognitivo-comportamentale. E tu come valuti il cambiamento? Cioè dai test ripetuti durante il percorso? Uso dei test che ogni 4-5 mesi posso ripetere, ogni 2-3-4-5 mesi, vedere... Sì, ed è in particolare la TQ, l'inventario dei pensieri automatici, che diciamo trovo che è un termometro piuttosto sensibile del cambiamento. Però posso anche usare dei test ideografici, per esempio, non so, la...
differenziale semantico di Osgood, quando i problemi sono di immagine di sé, concetto di sé, queste cose qui. Ok. Usi mai tecniche kelliane? No. No, tipo autocaratterizzazione? No. No. C'è stato un periodo in cui ho provato ad usare molto la griglia di Kelly, ma non ho trovato poi di fatto che fosse veramente così utile. È molto interessante, molto complessa da usare. Senti, la quinta domanda. La chiusura della terapia è un momento che a volte rischiamo di dare per scontato. Hai delle procedure specifiche che hai voglia di raccontarci o delle linee guida cliniche o teoriche su cui segnali a te e al paziente in quell'incontro lì l'avvicinamento a chiusura? Ho delle linee guida e credo che sia importante anche insegnare ai terapeuti a concludere una terapia e talvolta diciamo che è il paziente stesso che ti guida nel capire che si sta avvicinando il momento di concludere, e diciamo che questo si verifica quando più o meno gli obiettivi del trattamento si sono, se non raggiunti, molto, sono molto vicini, insomma, quindi il cambiamento è abbastanza E ci avanzato. Sono dei segnali che tu cogli, tuoi interni, ad esempio delle emozioni o delle cose su cui ti interroghi? I segnali sono questi, quando come dire, riesco a prevedere abbastanza bene, diciamo, l'andamento dell'interazione col paziente. In ogni caso, diciamo, vedo che il paziente, tutto sommato, è abbastanza libero da espressioni sintomatiche, giustamente clinica, su base clinica, no? A quel punto posso anche proporre di diradare le sedute, certo. Posso sondare il paziente come reagisce all'idea di concludere, no? Cioè, oppure posso approfittare, per esempio, di una vacanza terapeutica forzata, come per esempio non so, la pausa estiva, no? Per ripensare, questo è interessante. Per fare osservare che forse potrebbe passare molto più tempo tra una seduta e l'altra, al punto in cui arriva. Diciamo, è il discorso del livello abbastanza buono, del good enough level, no? Sì, quando si raggiunge quello, di solito il paziente e il terapeuta si accorgono che la conclusione è vicina. Sì, è vero, una terapia ben condotta è vero. Senti, sesta domanda. Il paziente è difficile. Questa definizione l'ha data Perlis, il nostro amico Carlo Perlis. E se questa cosa tu la usi? Ti è utile? E se è utile, perché potresti anche dirmi che non l'è mai. Come ritieni che si modificano le tue tecniche e procedure quando hai davanti un paziente complesso? Perché egli era un paziente o multitrattato o con patologie, tipi di sofferenza diversi nelle diverse aree. Secondo te è utile questo concetto, e se sì, come cambi la tua marcia? Guarda, il problema è che tutti i pazienti presentano qualche grado di difficoltà, ovviamente è molto variabile, per cui i pazienti difficili non sono altro che i pazienti che stanno a un estremo di certo. Sono pazienti che ti costringono ad abbandonare, diciamo, tanta attenzione alla procedura, e ti costringono a mantenere l'attenzione ad aspetti strategici e interattivi. Relazionali. Cioè, quindi stai dicendo una cosa che poi si pensa molto, che poi in realtà uno dei problemi del paziente difficile, importante, è la relazione. Naturalmente sì, cioè il paziente è difficile proprio perché il suo livello di comunicazione, di sintonia è molto basso, no? E quindi, diciamo, se la terapia si basa sulla comunicazione col paziente, diciamo, è ovvio che devi fare molto più lavoro per essere in sintonia, insomma, per mantenerlo agganciato, no? Quindi lavori di più sugli aspetti di alleanza e di sintonia?
Di interazione, di interazione. Belle parole, sono. Sì, sì. Lo so che ti interessano molto questa cosa delle trasformazioni linguistiche. L'alleanza per me non è altro che una buona relazione. Va bene? Sì, ne sono d'accordo. Sì. Ora, secondo me, la paziente difficile come categoria, quindi un po' riflette la... Peris era uno psichiatra, insomma, quindi la tendenza dei psichiatri è categorizzare, va bene? Mm. Ma tutti i pazienti presentano qualche grado di difficoltà. Mm. Certo. Mi spiego? Quindi lui diceva difficile, più difficile. Ci sono pazienti estremamente difficili, altri un po' meno, altri... vuol dire... Va bene, questo mi sembra interessante, in qualche modo metti a punto la tua... Insomma, c'è un continuum di difficoltà, ecco, non è che c'è il paziente difficile da una parte e gli altri che non sono difficili. No, sono d'accordo su questo. Adesso arriviamo in quest'area delicata dei modelli di terza ondata. Cosa ne pensi in generale, in bene e in male? Li vedi accomunati da un qualche principio comune o sono molto diversi da loro? Li hai studiati? E quali ti piacciono di più? Quali non ti piacciono e perché? Allora, cerco di evitare categorie di bene e male, ma ecco, diciamo che il punto è questo, che l'etichetta terza ondata, a mio avviso, copre una tale varietà di proposte teoriche e disciplinari che non si capisce bene da che cosa possono mai essere accomunate. Vuol dire, perché se tu prendi la terapia funzionale analitica tutta skinneriana, dimmi che cosa è in comune con la mindfulness o con la compassion, va bene? Ecco, quindi te come ti sei mosso quando è arrivata l'ondata? Non mi sono accorto che sia arrivata un'ondata, ho scoperto dopo che erano state categorizzate come terza onda. Ho cercato di capire che cosa avessero in comune e a tutt'oggi non sono riuscito a capire che cosa hanno in comune. Oh, e la tua opinione sul... Primo punto. Secondo punto, bisogna anche dire che alcune idee di ispirazione sembra che ci siano, per esempio il fatto di accettare l'esperienza emozionale, no? Va bene? Però non è, diciamo, qualcosa che vale... Beh, ho anche tutto un pezzo sui processi, no? Cioè le credenze che perdono peso e gli aspetti quanto ci pensi che diventano più pesanti. Ecco, forse se c'è qualche cosa in comune ora che ci fai pensare è appunto questo, cioè il rifiuto della seconda ondata, e cioè il rifiuto dei contenuti cognitivi. E cosa ne pensi? Però non è sufficiente per definire un sistema psicoterapico. Voglio sapere che ne pensi però di questo. Del rifiuto dei contenuti cognitivi? Ma... che, come dire, che non è determinismo reciproco, va bene? Cioè, è un'altra forma di reazione ad un errore precedente, no? Cioè di non vedere il contesto in cui si svolge l'attività cognitiva del soggetto. E quindi, come dire, non è una scoperta che bisogna esaminare, come dire, il contesto, no? Poi penso che sono un altro aspetto, è un aspetto sociale, direi che stiamo andando, come sai, anzi siamo in pieno, diciamo, non stiamo andando, in una società liquida, in cui polverizzata, diciamo, no? Anzi forse liquida è anche poco, forse qualcuno forse potrebbe dire anche gassosa, cioè in cui gli individui veramente non sanno più in che contesto sono, no? Quale parametri, quale coordinate devono prendere come, no? Fisse, no? Quali gruppi sono effettivamente i loro gruppi di riferimento, mi spiego? E quindi, come dire, questo ha un'influenza, perché qualunque, diciamo, forte struttura cognitiva in questa società rischia di diventare disadattiva. E quindi spiegalo meglio al nostro, ai nostri lettori. No, voglio dire che può essere un riflesso di un cambiamento sociale, cioè un cambiamento in cui
non si pone più il problema di trasformare dei comportamenti disadatti a dei comportamenti adatti, perché in quell'ambiente perché gli ambienti cambiano continuamente, no? Non ci sono gli ambienti più di riferimento. Senti Lucio, ma tu ad esempio fai degli interventi sul rimuginio, sulla rumination, fai degli interventi? Sì, se mi accorgo che il paziente sta ragionando su un problema in modo piuttosto stereotipato e ruminativo, glielo faccio notare, va bene? E quindi lo aiuto a prendere una posizione meta e a interrompere le ruminazioni. In questo tu sei veramente, c'è un pezzo tuo che è molto classico, no? Tu credi, perché questo è molto interessante, perché è quello che poi la terza innata mette in discussione. Tu in fondo pensi che comprendere è una cosa molto importante per cambiare. E non è esattamente così, eh? Molto della terza ondata si muove in una direzione in cui... Sì, sì, ho capito, ho capito. Ah. Se il paziente ha la possibilità di comprendere, spiego? Questo sì. Ecco. Però non è quello che ho detto veramente, cioè che comprendere... Hai detto glielo spiego. Glielo spiego, sì, cioè se vedo che il paziente, non so, rimugina, ecco, gli faccio prendere atto e di solito non hanno difficoltà. Sì, adesso andiamo... Però non basta questo per cambiare, no? Bisogna che fanno pure qualcosa per interrompere il flusso del pensiero. Come? No? Cosa? Per esempio una tecnica di dialogo interno. Una tecnica, per esempio, di stop e uso di messaggi autodiretti predisposti che il paziente prima scrive su carta e poi deve imparare a memoria. Ah, no? Ok, no. Questo è veramente classico. Classico. E US non farebbe così. Se funziona, no, certo, dobbiamo cambiare. No, però a volte funziona e a volte non funziona. Ad esempio, le tecniche wellsiane sulla ruminazione, no? Sulla detached mindfulness, sì. Così sono: metti i tuoi pensieri in una lavagna, tu li guardi e non sei te. Ero curiosa di sapere se questi pezzi qui li hai assorbiti, li ritieni utili? Non ritengo di aver assorbito tutto quello che hanno prodotto. No, certo, no, infatti. I colleghi, no? Anche Wales, che peraltro ha fatto delle cose ottime, ma insomma, ritengo che Wales abbia ragione, per esempio, sulla necessità di andare a colpire delle convinzioni metacognitive, per esempio circa le ruminazioni o circa le emozioni, va bene? Ma nel fare questo, a mio parere, lui utilizza proprio degli strumenti tipici della seconda onda, no? Cioè, quando trova, io ho anche avuto dei pazienti in cui questo era veramente un problema, non so, un'anziana signora che si preoccupa tantissimo delle sue figlie e quando tornano a casa tardi, nonostante siano grandi, va bene, no, rumina ansiosamente su incidenti, assalti che possono aver subito, eccetera, va bene, ed era convinta che questo ruminare fosse indispensabile. No? Eh sì, per proteggerla, così è proprio Borkovec nel suo senso più puro. Sì, non solo che fosse anche un segno del suo affetto verso le figlie, va bene? E magari potesse aiutarla nel caso che succedesse veramente qualcosa di serio, insomma, no? Per cui è chiaro che lì queste convinzioni vanno affrontate, ma è un'operazione tipicamente di stampo, diciamo, se, Beck, Ellis, no? Sì, infatti. Ma è lo stesso, Wells fa così, quindi... che cos'è l'approccio alla Wells, metacognitivo, è di seconda o di terza onda? Qui sono io che faccio una domanda. Lui fa un pezzo di cui, almeno questo lo dice Giovanni, parla poco, che è il pezzo sull'attenzione. Cioè lui sta lavorando, non è l'unico, su questi aspetti più di... ti accorgi di qualcosa, di intervento sull'attenzione più che di intervento sul contenuto. Questo però è uno spostamento che avviene in molte aree. Sì, però quando lui trova, e questo l'ha spiegato anche all'ultimo convegno di Rimini, no? Quando lui trova che ci sono queste convinzioni metacognitive, di fatto...
fatto lui va a cercare di lavorare su queste convinzioni e cerca di smontarle. E effettivamente è giusto, insomma. Ma poi è una domanda che... Ah, scusa, ma voglio dire, per concludere, no? La riporta un'altra domanda. La metacognizione è cognizione? No. Sono due modi di interpretarla diverso. Un modo è alla safra, cioè come funzione, e l'altro modo è come modalità di funzionamento credenziale, cioè sono due aree diverse. Sì, e probabilmente come dire, dovremmo accettare che ci sono, così come per i comportamenti, anche i contenuti cognitivi hanno una diversa propensione ad essere modificati, diversa modificabilità, no? Beh, Wells addirittura dice l'intervento sulle credenze fa male. Addirittura ogni volta che un paziente gli facciamo parlare di contenuto è socializzazione. Il vero intervento è non ci pensi. Questo è interessante perché è molto diverso da come abbiamo imparato noi, in cui si interveniva sulla disputa, sul problema dell'autostima. Questo perché Wells non usa il determinismo reciproco. Vuol dire, nel momento in cui io faccio esprimere a un paziente una sua convinzione vera o falsa, erronea, che poi sia erronea o meno, no, o metaconvinzione, certamente diciamo devo fare bene attenzione a non far sì che lui se la senta condivisa. Spiego? Perché naturalmente questo può rinforzarla. No, cioè, Senti, ultima domanda, Lucio. L'integrazione con gli approcci non cognitivi, cosa ne pensi? La fai in modo solo teorico o seguendo altre forme di training? Se lo hai fatto, cosa ne hai ricavato e come lo hai inserito nella cornice di riferimento? Questo è interessante perché nelle nostre scuole, ad esempio, molti allievi si fanno un corso con noi e diventano terapeuti e poi fanno un pezzettino di formazione da una parte. Cioè adesso c'è questa tendenza allo spezzettamento, no? C'è la tendenza allo spezzettamento perché sta calando l'interesse, a mio avviso, per le implicazioni teoriche generali dei modelli che si usano. No? Questa è una risposta da filosofo. Filosofo della psicologia. Ti voglio spiegare meglio, no? Noi abbiamo visto a partire dagli anni 50, quando si prendevano i principi sperimentali dal laboratorio che si applicavano alle cliniche. Vabbè. Che il modello Tote. Sì, ma ancora prima, no? Quando certo. La efficacia clinica andava ad avere valore in quanto confermava la teoria, non perché aiutava il clinico, non tanto, non solo perché aiutava il clinico, no? Mano a mano è stato perduto l'interesse all'aspetto teorico, no? Mano a mano che ha acquistato una certa, diciamo, efficacia della clinica. Quindi abbiamo visto una discesa dell'importanza, diciamo, della rigidità del passaggio dei principi. Sì, e abbiamo visto un aumento dell'efficacia clinica. Basti pensare all'approccio cognitivo comportamentale, due paradigmi in conflitto. È chiaro che il modello è ibrido, va bene? Allora, però devi fare uno sforzo teorico molto maggiore per poter, diciamo, tenere insieme. Tu come fai? Dove vai a prendere? Come integri gli studi sull'alleanza? Adesso ti faccio proprio delle cose bizzarre. Sì, però fammi una sola domanda, perché non sono capace di rispondere a tante domande. Allora, la domanda era questa: come metti insieme nella tua attività clinica pratica tutto quello che impari e senti, perché tu sei uno studioso, dalle altre parti? Con il determinismo reciproco. Cioè, per esempio, prendiamo una teoria che ti posso dire... Ma prendiamo una che conoscono tutti, che ne so, l'autoefficacia. Va bene? Che cos'è una teoria circa la capacità predittiva di un giudizio personale, quindi di un fatto cognitivo, capacità predittiva circa il comportamento successivo della persona. Va bene? Allora,
La teoria ti dice che ci sono degli elementi predittivi che sono le esperienze precedenti, l'incoraggiamento, la comunicazione persuasiva di altri, lo stato psicofisico della persona e diciamo anche dei modelli. Beh, ora, quindi ci sono sorgenti da vari livelli che confluiscono sul piano cognitivo, beh, e questo a sua volta ha un effetto sul piano comportamentale. Certo. Allora, ti accorgi che i modelli più efficaci sono modelli ibridi. Sono modelli ibridi. Quindi tu mi stai rispondendo, in parole povere, sì, vado a cercare ciò che mi serve e lo integro in una concettualizzazione mia di determinismo reciproco. Sì, sì, sì. Questo mi Sì. Utilizzi anche tecniche psicodinamiche? Fai associare, usi il sogno? Non uso tanto il sogno, però se il paziente ha degli incubi, io uso una tecnica di modificazione dei sogni. Gli fai raccontare? Più che raccontare, gli faccio inventare. Ah. Gli chiedo di scrivere un bel sogno che vorrebbero fare. Va bene, quello l'ho pubblicato su questo articoletto recente, perché sì. Sono cose recentissime queste. Beh, quello che uso viene dalla ricerca, non è che viene dal il singolo, diciamo, terapeuta super. No, certo, diciamo, però ad esempio, hai ragione, però ti dico l'esempio, ti faccio un esempio. Quando sono stata a White Plains a guardare come lavoravano Clarkin e Kernberg, mi è sembrato di trovare lì una capacità di fare un duro contratto con i pazienti difficili in prima seduta, che è un po' interessante per noi cognitivisti. E quindi io adesso, quando trovo dei pazienti che hanno difficoltà ad entrare in una relazione con me, perché li sento molto lontani, o fanno atti che sento di minaccia alla terapia, utilizzo questa tecnica, che è una tecnica efficace, perché lui fa una terapia efficace pur in un altro mondo. Quindi mi ero incuriosita un po' a sapere se questa cosa poi alla fine è entrata anche nei nostri mondi clinici. Adesso io non so bene a che cosa ti riferisci, ma anch'io per esempio ho frequentato molto Friedrich Kampfer, che è stato uno dei grandi, come sai, negli anni 70 e 80, no? E dell'evoluzione del comportamentismo, nel senso dell'autocontrollo, eccetera. E mi sono accorto che gli americani tendono a fare questo, cioè di imbrigliare la relazione fin dall'inizio con delle regole precise, sì. Diciamo, e attenersi a quelle, che effettivamente è positivo, insomma, di fatto dovremmo anche dovremmo saperlo fare, no? Ma questo vuol dire, fa parte, è qualcosa che entra nel repertorio dei comportamenti del terapeuta, ma non necessariamente nella sua concezione generale del trattamento. Adesso un'ultima mi è venuta adesso, non c'è tra le otto domande. Okay. Come vedi il futuro della psicoterapia? La psicoterapia, a mio avviso, adesso tentando un azzardo, perché poi è sempre un azzardo fare previsione, insomma, secondo me è tra di noi e non scomparirà. Va bene? Certamente la psicanalisi ormai ha gli sgoccioli. No, qui da noi in Italia non se ne sono accorti, ma insomma è sul via del tramonto. Soprattutto una certa analisi non legata alla ricerca, perché poi c'è tutto un pezzo che si è buttato giustamente in modo sensibile, come abbiamo fatto noi sulla ricerca, e alcune cose rimarranno. Tutti coloro che non hanno alcuna preparazione metodologica, tutti quei colleghi, anche non psicanalisti, ma che pensano che sia sufficiente l'intuizione personale, spiego? E siano convinti che il terapeuta può leggere e sapere meglio del paziente quello che gli sta succedendo. Quindi tu sei in qualche modo transteorico. La terapia rimarrà legata alla ricerca e all'efficacia, indipendentemente un po' dalla teoria. In un certo senso hai usato una parola giusta, ma non eclettica.
Non eclettico, no. Transteorico è una tendenza che la psicoterapia, a mio avviso, già ha imboccato. E c'è una psicoterapia che si può già definire transteorica, sì. Va bene? E quindi, come dire, però ecco, va bene, è indispensabile riferirsi alla ricerca, però anche ogni paziente presenta le sue peculiarità e quindi queste bisogna saperle cogliere, insomma. Bisogna sapere capire quel paziente. Vedere quali specifiche, diciamo, configurazioni il paziente presenta. Sì. Ma non nel senso di, attenzione, non nel senso di organizzazione di personalità. Il paziente presenta dei problemi che sono organizzati, ma dire, è l'organizzazione del problema quella che ci interessa. Non sono d'accordo. Sei d'accordo? Noi lavoriamo molto sulla concettualizzazione, okay. Che ovviamente va a incontrare la nostra, e quindi lì è chiaro che quello è un incontro unico. Quindi, guardando al futuro, tornando alla tua domanda, sono piuttosto fiducioso, diciamo, dell'approccio cognitivo, purché non diventi, diciamo, un... come dire, un credo, diciamo, no? Un po', come dire, fideistico, insomma, no? E quindi si sganci da quel sano scetticismo che deve avere qualunque ricercatore. Poi è bene che ogni terapeuta un po' ogni tanto si interroghi un po' come fanno i ricercatori, che metta in dubbio anche ciò che sta facendo, anche ciò che sta pensando, insomma. Quindi, ecco, questo, se questo rimane, cioè se questo permane, cioè se rimane... Siamo salvi, possiamo guardare nel futuro con fiducia, altrimenti no. Se ci leghiamo affettivamente alle teorie, va bene, in particolare le teorie, restiamo attaccati alle teorie, va bene, e ci sono alcune teorie più appiccicose di altre. Non siamo salvi. No, secondo me non c'è molto futuro. Senti, grazie molto, quest'ultima parte la condivido moltissimo. Oh.